Michael Fassbender e Alicia Vikander sposi a Ibiza. Non c'è più speranza per le ammiratrici di Michael Fassbender, l'attore si è sposato con la fidanzata Alicia Vikander, in gran segreto, domenica 15 ottobre. Cerimonia semplice e party sulla spiaggia. Si sapeva che, prima o poi, questo giorno sarebbe arrivato, già il mese scorso The Sun aveva pubblicato la notizia dell'imminente matrimonio tra i due attori. Secondo il tabloid, agli invitati era stato detto di recarsi a Ibiza in una certa data di ottobre per una festa. E la data è arrivata. Michael e Alicia si sono giurati eterno amore in un blindatissimo resort di lusso, alla presenza di parenti e pochi amici. Naturalmente, i paparazzi sono riusciti ad arrivare sull'isola in tempo per documentare il party successivo alle nozze. Per l'occasione, gli sposi e gli invitati si sono liberati degli abiti da cerimonia e si sono messi comodi, con t-shirt e camicie larghe. Qualcuno è stato addirittura visto camminare sulla spiaggia a piedi nudi. Michael Fassbender è stato immortalato a torso nudo, con indosso solo dei bermuda e una camicia completamente aperta, mentre la moglie Alicia non ha fatto altro che chiacchierare e brindare in compagnia degli amici, con un abito bianco di lino e degli occhiali a cuore con montatura bianca, da vera diva. Ma il particolare che non ha lasciato dubbi sulle nozze avvenute sono le fedi nuziali in bella vista sulle mani di Michael e Alicia. Un amore riservato. Michael Fassbender e Alicia Vikander fanno coppia fissa dal 2014, quando si sono conosciuti sul set del film La luce sugli oceani, poi uscito nel 2016. Lui, affascinante quarantenne irlandese, tra gli ultimi scapoli d'oro di Hollywood, lei, 29enne svedese, formano una delle coppie più belle del cinema. Michael e Alicia hanno sempre tenuto la loro storia lontana dai riflettori e la scelta di una cerimonia segreta è perfettamente in linea con il comportamento dei due attori. In un'intervista, Alicia si era espressa anche sull'eventualità di diventare mamma, non ho ancora figli, ma credo che in tutte le donne ci sia un desiderio di maternità. Se voglio diventare genitore devo chiedere cosa posso dare io a un bambino e non viceversa. Ora che Alicia e Michael sono ufficialmente marito e moglie, non è da escludere che possano pensare di mettere in cantiere una rete. Al cinema con l'uomo di neve. Michael Fassbender è al cinema in questi giorni con il thriller L'uomo di neve, tratto dal bestseller di John Nesbo, in cui interpreta il detective Harry Ole. Intervistato dal Corriere della Sera, l'attore parla del film. Io ho interpretato numerosi personaggi negativi, per questo copione volevo dare allo spettatore un personaggio che si pone domande, che cerca, che vorrebbe scoprire le radici del male. Il set, qualsiasi set, procura tormenti, inquietudine a un attore. E il film è basato proprio sul malessere, sui guasti che esso può generare sul tessuto sociale. Per questo ho scelto L'uomo di neve e ne resto fiero. Alicia Vikander, invece, ha da poco concluso le riprese di Tomb Raider, nel ruolo di Lara Croft, interpretato in passato da Angelina Jolie.